L'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica annuncia un aiuto straordinario a favore dei propri soci. La tradizionale campagna, un contributo versato con gusto legato alla 15ª edizione della manifestazione che vedrà i volontari nelle piazze domenica 18 settembre, quest'anno infatti vuol contribuire a sostenere le famiglie dei malati di SLA in un momento di crisi economica ed energetica. Domenica, in oltre 150 piazze italiane, con una donazione minima di 10 euro, sarà possibile aggiudicarsi una delle pregiate bottiglie di vino messe a disposizione. Se il clou dell'iniziativa sarà domenica, nelle piazze italiane, la sera della vigilia, sabato 17 settembre, a calar del sole centinaia di monumenti si illumineranno di verde, luce portatrice di speranza e capace di unire in un unico grande abbraccio l'Italia intera. L'iniziativa Coloriamo l'Italia di Verde è resa possibile dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Nessuno spreco energetico, sarà sufficiente posizionare una velina o una gelatina colorata sopra l'illuminazione già presente e tutti potranno liberamente aderire per rendere questa notte ancora più magica. Anche la città di Avellino parteciperà a questa importante gara di solidarietà. AISLA sarà infatti presente domenica in Piazza Duomo. AISLA si è sempre considerata una famiglia. La complessità della SLA è tale che necessita non solo del coinvolgimento di molteplici competenze specialistiche, ma anche di un considerevole numero di ausili tecnologici ed elettromedicali. Oltre al peso della malattia, ora le persone rischiano di essere schiacciate dal carovita ed è per questo che la giornata nazionale non poteva che essere dedicata alle famiglie e per le famiglie. Intercettare un bisogno significa anche ascoltarlo e per questo l'associazione invita i cittadini a recarsi domenica in Piazza Duomo ad Avellino.